Bentornate con un nuovo video. Questo è un video tag, i prodotti che usi più spesso. È un video tag, video tag, oggi non so parlare, ideato da Sybil Bennett, cui mando un bacione, ciao. Praticamente dobbiamo parlare dei prodotti che usiamo più spesso, sia che ci piacciono che non ci piacciono. Quelli che non ci piacciono cerchiamo di usarli più spesso per finirli. Per cui troverete anche dei prodotti che a me non piacciono, ma che comunque devo finire perché li ho acquistati. Sono 10 domande che troverete nell'info box e vi lascio anche il link al canale e al blog di Sybil Bennett. Iniziamo subito con queste domande. Allora, il fondotinta che usi più spesso? Uso o la BB Cream di Garnier. Colorazione medio chiara, leggera per quando non ho grosse imperfezioni da coprire. Se non mi va di coprire troppo la mia pelle perché sento che la mia pelle ha bisogno di respirare, e mi piace abbastanza. L'odore a me ricorda il limone, per altre persone sa di alcol, però a me l'odore piace. Costa 9 euro e qualcosa alla Gardenia, mentre 8 euro e qualcosa a Lupin. Poi, questo qua, che è il fondotinta che vi ho già fatto vedere nella review precedente, che è il fondotinta di L'Oreal, Le Teint Accord Parfait. Spero di averlo detto giusto, non conosco il francese. È un fondotinta che perfeziona la nostra pelle e che si adatta al colorito della nostra pelle. Questo qua è nella colorazione N2 Vanilla non ha odore, copre, ha una coprenza media, non lo si sente tanto sulla pelle. Lui mi piace, lo utilizzo spesso perché mi piace. Stessa cosa vale per la BB Cream. Poi il correttore che utilizzo più spesso è il Full Coverage Concealer, questa è la colorazione 03 di Kiko, che vi ho già fatto vedere nella review precedente. È questo qua col suo specchietto. Copre, non va nelle pieghette, sta tutto il giorno, non ho bisogno di ritoccarlo durante la giornata, anche se sto fuori 8-10 ore. E come terza domanda la cipria è sempre la stessa, questa qua, che è quella di Lush nel barattolino di Neve Makeup, perché il barattolino di Lush non mi piaceva. È una cipria che non secca la pelle, che non ha tante schifezze dentro, che è inodore, permette al fondotinta di rimanere fisso e di non andare a segnare le nostre rughe di espressione, quelle normali, quelle che abbiamo, e soprattutto mantiene il trucco. Poi è trasparente, non è pesante, mi piace da morire. Questa costa 17 euro, io l'ho presa in saldo a 8 euro. E poi il primer occhi, giusto per il concetto che è il prodotto che usi più spesso, anche se ti fa schifo, io uso lui, che mi fa schifo, che è il primer di Kiko. Lo uso perché lo devo finire, perché non ne posso più di vederlo nel barattolino, non mi piace. Mi va nelle pieghette anche da solo, non mi fa durare il trucco. Io mi sono truccata verso oggi pomeriggio, io voglio vedere stasera come farà il trucco. Se no io utilizzo lui. Un giorno uso uno, un giorno uso l'altro, però devo finire prima lui. Questo qua è la Love Stage di Essence, che costa tipo 3 euro, 2,99. Lo trovate all'OVS, sempre se riuscite a trovarlo.
mi piace perché lui mantiene il trucco, fa il suo lavoro di primer. Lui no, lui costa 7 euro e non fa niente. Quindi lo devo finire. E l'ombretto in polvere che usi più spesso è un ombretto che si trova in questa carinissima trousse. Sì, trousse. No, trousse, una palette. Quello che è di Benefit Cheese Soggiacet, che mi è stata regalata dal mio fidanzato per Natale. Molto carina. Poi magari vi faccio un video a parte. E il colore che uso più spesso è questo qua, uno champagne che io metto sull'arcata sopraccigliare all'angolo dell'occhio e poi sulla palpebra mobile metto questo qua che è un marroncino con dei glitter. Comunque questa trussa ha tutto molto glitterato, anche il blush, però comunque anche se la mattina dovrebbe essere un attimino più sobrio, io me ne frego e mi metto i brillantini in faccia perché mi piacciono, cioè mi piacciono quelli là, perché non sono eccessivi. La sesta domanda è l'ombretto in crema che più usi. Io ombretto in crema ne ho solo uno, che è Stay All Day, lo 01 Copyright, quelle che ormai abbiamo tutte. E so che sono andati fuori produzione, ma comunque non lo uso spesso, perché non mi piace tanto la colorazione. Quindi questa domanda la possiamo saltare. La palette che usi più spesso, diciamo come palette, perché la voglio definire una palette, che è questa qua, la Color Symphony di Deborah, acquistata a gennaio, tanto bella lei, costa 20 euro, c'è anche la versione più grande ma non l'ho trovata, e un attimino smucinava, che comunque l'ho usata tanto, ed è questa qua. Se si scorre c'ha anche, oddio, mo me casca tutto, mi sta a cascare tutto. C'ha anche cipria, blush, terra, rossetti e lucidi. Mi piace molto perché comunque gli ombretti scrivono, sono molto pigmentati, ho provato diverse combinazioni e sono tutti veramente molto validi. L'unica cosa che non mi piace è la terra, perché è molto è dei brillantini, a me la terra col brillantino non è che piaccia molto. Andiamo a vedere le domande, io non me le ricordo. Il mascara che usi più spesso. Allora, uso lui, che è il Definitive Volume Curl di Deborah, che non mi piace per niente, perché non fa quello che deve fare, non volumizza, non fa sembrare le mie ciglia più lunghe, non fa niente, è inutile, è un essere inutile e io lo devo finire. Anche perché probabilmente mi si è rotta anche la pallina che stava qua, quindi fa questo rumore fastidioso. E nella borsa quando cammino sento lo sento. È fastidioso, è bruttissimo questo mascara, lo devo finire, però io non riesco a staccarmi da lui, che è l'I Love Extreme di Essence, che me lo metto quando non metto lui. E, come loro, come per i primer, un giorno uno, un giorno l'altro. Però comunque, devo essere sincera, io preferisco questo perché volumizza, allunga le ciglia e sta lì tutto il giorno, mentre questo qua si sgretola. Lui si sgretola, io me lo trovo qua. Non lo so com'è possibile. O sono io che sono sfigata? Se ce l'avete, mi fate sapere cosa ne pensate di questo. A parte che l'ho visto in promozione, acqua e sapone, e la cosa assurda è che c'è gente che se l'è comprato. Siate consapevoli quanto comprate questo. Dettate i soldi.
Poi il blush che più usi ed è un blush diciamo in crema. Torno subito. Sono tornata. Che è il blush Pure Pleasure Creamy Blush di Kiko della vecchia collezione. Io ancora tengo tutto impacchettato perché mi piace troppo la scatolina. Che è questo qua, nella colorazione 04 Pink Kiss. Lo preferisco un blush in crema perché comunque stando all'università tutta la giornata il blush in polvere io vedo che scappa via, si volatilizza, mentre questo qua in crema dura un paio d'ore in più rispetto a quello in polvere. Comunque è un colore carino, lo si picchietta piano senza farsi guanciotti rossi come vedo spesso, e comunque è molto carino, dà un colorito naturale, perlomeno a me piace. Poi, ultima domanda e poi vi lascio andare, è il rossetto lucidalabbra che usi più spesso. Io non utilizzo i lucidalabbra, perché il mio ragazzo fa schifo il lucidalabbra, sono una piaga. Se no, normalmente utilizzo un rossetto. Allora, per andare all'università io utilizzo questo qui, che è di Kiko, che è un nude. Questa parte è rimasta nel tappino, evidentemente l'ho aperto nel tappino. E questo nude, che c'ho anche addosso. Vabbè, è un rossetto normalissimo nella colorazione 11 che ho pagato 1,90 € quando i rossetti erano in promozione. Ed è matte. Matte? Sei matte? Ha dei piccoli riflessi. Non lo so se lo vedete. Se non lo vedete ditemelo che vi metto sul blog lo swatch e lo vedete. Per favore ditemelo. So come fare. Lo compro a sta lampada. Se no, quando voglio osare, ma nel senso osare, cioè nel senso quando la sera esco, cioè quando non rimango a casa a poltrire, perché sono stanca, stando 10 ore all'università, ci sta che uno è stanco, vado e mi butto sul rossetto rosso. Questo qua è di una vecchia collezione di Kiko. Però mi pare che ci sta un colore molto simile, non mi ricordo il numero, ve lo scrivo qua sotto, ed è un rosso opaco, lui dura tutto il... no, c'ha dei riflessini pure lui, tutti riflessati sono, ed è questo qua, dura tutto il giorno, infatti una mia amica è rimasta scioccata da quanto poteva durare questo rossetto, perché comunque io ci metto sotto la matita, poi il rossetto, e comunque lui ha anche un'ottima tenuta senza mettere la matita, cioè io bevo, mangio e lui ancora c'è, certo non come ho messo all'inizio, però comunque c'è. Poi, visto che ho saltato la parte dell'ombretto in crema, vi faccio vedere che utilizzo anche questa matita, che è la Pastello di Neve Cosmetics della Phenicottero. E questo colore è sporca, l'ho usata da poco. E questo colore è bellissimo. È un fucsia bellissimo. Io la metto senza sopra niente, cioè non metto solo lei senza rossetto e l'ho messa sabato, sono uscita di casa verso le 4 del pomeriggio, poi sono andata a una festa, ho mangiato, alle 10, 10 e mezza ancora ne avevo un po', vabbè per decenza me la sono cacciata,
Però comunque è un'ottima matita, morbida, non va nelle pieghette delle labbra purché le si idratino prima. Io infatti ho delle labbra molto secche, le devo idratare prima. E va bene, con questo è tutto. Se volete qualche informazione su qualche prodotto che avete visto o mi volete dare qualche informazione sui prodotti che più usate, lasciate un commento qui sotto o comunque un video risposta. Fatemi sapere, non fatemi parlare da sola. Va bene? Ok, vi mando un bacio, ciao!